Amici di Non Solo Calcio e amiche di Non Solo Calcio, eccoci qua per l'ennesima puntata di Un Accordo Rosso Blu in compagnia di Gabriele Consorti. Gabriele Consorti, cresciuto calcisticamente nella Samp, poi il trasferimento a Frattamaggiore per lo scambio con Pepe, attrice Boncammino, da lì è partita la tua carriera. Poi però il ritorno alla Samp nel 93-94. Sì, in realtà però tutto nasce negli anni 70, perché io a 6 anni già ebbi il mio primo cartellino con la Samp e mi allenavo, ricordo, dietro alla porta della curva sud del Ballarin. E sono orgoglioso soprattutto di questo aspetto, che ho fatto un po' tutte le categorie con la Samp, dai primi calci fino ad arrivare alla primavera, e facendo poi con orgoglio e onore, portando anche la fascia da capitano, e poi da lì è cominciata una mia carriera professionale. E nel 93 sono ritornato a San Benedetto con Iaconi, il 2. Diciamo che fu una stagione difficile, come un po' stanno vivendo i calciatori della Sanmetese quest'anno. Per me rimane straordinaria, perché poi io ricordo che prima di venire qui a San Benedetto giocavo a Chieti, avevamo vinto il campionato, eravamo in C e avevo fatto molto bene, però poi il richiamo della Samp fu per me qualcosa di straordinario, e a volte si fanno le scelte soprattutto dettate dal cuore.